Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, stesa unica oggi su questa domanda. Questa persona ti piace tanto, ma tra voi non è ancora mai, dico mai, successo nulla di concreto, cioè nessun cambiamento di natura amorosa, nessun tipo di bacio, ok? Non è successo mai nulla, quindi guardiamo solo se tra voi non è successo mai nulla. E andiamo a vedere, andiamo a indagare effettivamente per vedere che cosa succede, eh? E quali sono i potenziali di questa possibile relazione, incontro? Quindi, tra di noi mi piace, questa persona mi piace, pensa alla tua persona. Ma tra di noi non è mai successo nulla ancora. Andiamo quindi a vedere che cosa succederà. Andiamo quindi a vedere, vediamo un po' l'energia. Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? L'energia della persona a cui stai pensando nei tuoi confronti, qual è? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Vediamo. Come lo incontriamo energeticamente nei tuoi confronti? L'energia reale qual è? Al di là di quanto tempo lo conosci, o la conosci, non è mai successo nulla, cosa accadrà? Mi piace. Vediamo cosa accadrà. Allora, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Vediamo, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Un 10 di bastoni. È un'energia di stress, cioè come se fosse una persona stanca, una persona, la vedo un'energia di stress nei tuoi confronti, cioè che non riguarda solo te, ci sono responsabilità o questioni prioritarie, è un'energia di stanchezza. Ha un'energia di stanchezza. Ora andiamo ad analizzare il tutto, questa è l'energia di partenza. Allora, vediamo un po', ci mettiamo questi. Allora, vediamo un po'. Mettiamo qua, ok. Allora, cosa accadrà fra te e questa persona? Questa persona nei tuoi confronti, con queste energie 10 di bastoni, adesso andiamo a indagare. Come se dovesse fare uno sforzo, un'energia di stanchezza, altre responsabilità che sono altre dall'amore, dalla relazione. Vediamo un po'. Questa persona nei tuoi confronti, facciamo un taglio, mi piace, non è mai successo nulla, cosa accadrà? Vediamo, di amoroso o di diverso, insomma. Allora, questa persona nei tuoi confronti, cosa accadrà? Ragazze, qua c'è un appeso un diavolo. Qua c'è un'energia di stancamento. È come se non ce la facesse più questa persona. C'è il diavolo, c'è una tentazione qua. È come se avete aspettato tanto, questa persona ha aspettato, non ce la fa più, ci sono dei pesi. È qualcosa di pendente. C'è il diavolo che è, capito? Un'energia di tentazione, di forte tentazione che questa persona ha nei tuoi confronti. Forte tentazione. L'energia dell'appeso è stare fermi. Cioè, fermi lo stancamento che passa al diavolo. Vediamo. Vediamo, situazione presente. Al positivo. Energia negativa. Energia passata. Energia futura. Energia passata. Energia futura. Conclusione di energia futura. Qua abbiamo il diavolo. Asso di spade. Stella. Regina di bastoni. Ragazze. O ragazzi, chiunque voi siate, uomini o donne, questa persona sta per ti prendo e ti porto via. Cioè, qua c'è una passione dirompente nei tuoi confronti, dirompente, mamma mia. Cioè, qua asso di bastoni, regina di bastoni, stella, come se ti vedesse come un sogno, asso di spade e diavolo, non ce la fa più ad aspettare. Cioè, qua arriva una comunicazione chiara di ottenere questa cosa. C'è molta passione e sessualità, vedo, eh. E non ce la fa più.
Infatti. Allora, andiamoci ad analizzare tutto, vediamo un po', voi vedete così, ragazzi. Allora, vediamo situazione del presente. Ragazze, qua c'è il cavaliere di coppe, situazione del presente. Questo qua è in procinto di cambiare, cioè di dichiararsi. Cavaliere di coppe, lo vedete pure voi. È proprio la situazione presente, in questo presente. Questo non ce la fa più questa persona qui, è in procinto di dichiararsi, che sia uomo o donna, è in procinto di dichiararsi. O di invitarti da qualche parte. Vediamo il positivo. 6 di bastoni e la vuole vinta e l'avrà vinta. Si dichiarerà, ti invita da qualche parte. La vuole vinta. 6 di bastoni. Assolutamente. Cioè, ti conquista. Il blocco qual è? Il blocco è il Papa. Allora, il blocco e il Papa forse sono delle responsabilità. O lavorate insieme, o è il vostro capo, o. Il Papa al blocco possono essere delle responsabilità o altri impegni che dove, a cui o le sue stesse credenze che l'hanno bloccato per dichiararsi e per farsi avanti. Oppure può essere una figura importante questa, che gli ha impedito il suo ruolo di farsi avanti. Oppure può essere comunque un impedimento tuttora questa cosa, tant'è che abbiamo delle responsabilità, oppure può essere una persona impegnata. Eh sì, ma c'è un desiderio fortissimo, beh, questo la vince. Sì, il blocco può essere per un gruppo sostenuto di voi, una persona impegnata che vi piace e questo si fa avanti. Oppure per una figura per delle credenze, per divergenze di opinioni, non si è fatto avanti fino a questo momento, credenze diverse, oppure delle responsabilità, non si poteva permettere, non si può permettere questa cosa, dice, oppure il vostro capo, oppure sì, o ha degli obblighi. Che è successo qua? Giustizia, regina di coppe. Allora io qua vedo che voi siete state molto pazienti affinché venisse fatta la scelta giusta. Io qua vedo che voi siete state molto pazienti, avete sperato affinché si facesse la scelta giusta. Voi avete sperato prima di tutto nel fare voi la scelta giusta, che tu sia uomo o donna è la stessa cosa. Hai sperato di ottenere giustizia, diciamo, ok? Hai sperato di ottenere giustizia. Magari la persona era impegnata o altre responsabilità, oppure il suo ruolo. Sì. Sì, vediamo che succede qua. Sì, qua c'è un 9 di bastoni. Folle. 7 di denari. Allora io vedo che questa persona si fa avanti, ti invita da qualche parte. Poi succede. Allora, rispetto al fatto, questa persona nei tuoi confronti, io vedo che si fa avanti per ottenere appunto questo incontro. C'è tanta passione, ok? Già in questo momento sente tutto questo, anche se tu non lo sai. Qua c'è un incontro 100%, ok? Al tuo positivo il 6 di bastoni e dichiararti l'amore o si sta liberando affinché poi possa fare questo avanzamento. Io vedo che qua poi, che qua succede? Che col 9 di bastoni, folle, qua si sta attendendo per ripartire da zero. Se questa persona è impegnata, io vedo che qua succede qualcosa. Ok? È chiaro proprio nell'imminente futuro. E nell'imminente presente futuro, diciamo, e qua vedo che nel futuro si avrà una certa attesa per sistemare altro. O comunque si vedrà la situazione come se quello che succede tra di voi gli darà da pensare a questa persona e anche a te. Allora, qua c'è il 9 di bastoni che con il matto è come se che mi chiude poi con un 7 di denari. C'è la perseveranza a voler avere un nuovo inizio, la manifestazione al partire da zero. La perseveranza a fare questo e c'è una certa attesa prima di fare questo. Quindi vedete che qua accade qualcosa, presente, imminente, futuro e poi una certa attesa per andare incontro, una perseveranza per risolvere delle questioni, per risolvere qualcos'altro. Oppure una sorta di perseveranza, sì, no, lo vedo chiaro che è questo, perseveranza nel partire da zero.
Perseveranza nel godersi questa relazione, questo qualcosa. E vedo che voi potete aspettare qualcosa dopo che succede questa cosa, perché al negativo abbiamo un papa, cioè ci sono delle responsabilità che possono essere anche riguardanti lavorative, o altro. Questo è quello che accade imminentemente, poi nel prossimo futuro ovviamente le energie cambiano. Vedo voi attendere una certa cosa. Sì. Sì. Vediamo un attimo di cosa ci parla il 9 di bastoni. Il 9 di bastoni. Sette di spade. Allora qua io vedo che c'è un sette denari di nuovo. Allora, voi attraete in modo dirompente questa persona. Succede qualcosa 100%, eccolo qua. Se è una persona che vi piace, non è mai successo nulla. Allora, il fatto che ci sia la perseveranza nel fare cosa? La perseveranza nel ripartire da zero in altri ambiti che non riguardano voi, va bene? E voi vedo una certa attesa qui, quindi anche perseverare. Per ottenere fare delle strategie per ripartire da zero con te, perché guarda, c'è cioè il cavaliere di coppe, è una persona molto onesta, apertura di cuore e questa passione dirompente, ok? Quindi fare delle strategie che riguardano delle responsabilità o del denaro e la perseveranza in questo. E il matto di cosa ci parla? Il matto di cosa ci parla? Sì, allora qua si vuole partire da zero insieme. Quindi ci sarà una strategia funzionale a perseverare per liberarsi da alcuni vincoli e ripartire da zero rispetto a cosa insieme a te? Nell'organizzare un incontro, nel vedersi, magari anche di nascosto, non lo so, può essere anche questo. Però la volontà a rischiare di creare dei piani insieme, vedersi, fare il possibile, mi spiego? E questo sette di denari. Questo sette di denari. Sì, c'è un'attesa funzionale, qua ho 5 di bastoni, o ci sono altre persone coinvolte o altre responsabilità, e c'è un'attesa funzionale affinché delle questioni che si possono contrapporre o a voi, oppure sono suoi conflitti interni o sono altre persone, si risolvano. Questo è il senso. Sì. Fammi vedere cosa c'è dopo il sette di denari. Sì, c'è il 9 di coppe. Io qua ti vedo molto felice per quello che accade tra te e questa persona. Ti vedo attendere affinché ci sono delle responsabilità che devono essere portate avanti da parte di questa persona. Adesso ci andiamo a vedere quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Cioè, è possibile anche, succede questo, eccolo qui. Questa persona ha delle responsabilità che possono determinare un blocco momentaneo, poi successivamente si può dileguare, lo puoi sentire un po' distante, puoi avere un po' di conflitti, ma il senso qual è da parte di questa persona? Che vuole collaborare, venirsi incontro, organizzare dei piani, dare una struttura e c'è una certa attesa funzionale a questo. Però io ti vedo gioire qui. Dopo che succede qualcosa, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Perché vuole vincere in questa cosa. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? 8 di bastoni. È possibile che ci sia una distanza tra tutte e due. Le intenzioni sono quelle di viaggiare verso di te, venire verso di te, parlare, di mettere in moto l'energia, va bene? Qualcosa di insperato, di fare qualcosa di insperato. È tutta energia in movimento, è un'ottima energia l'8 di bastoni, eh? Anche comunicarti, darti spiegazioni, parlarti. Ok, cosa c'è nei pensieri di questa persona per te? Cosa pensa? Cosa c'è nei pensieri di questa persona per te? La regina di denari c'è. Allora ti vede come una persona di cui ci si può fidare. Come una persona di cui ci si può fidare, come una persona che lo attrae, il diavolo lo attrae in modo dirompente e per la tua calma, la tua
molto incentrata su te stessa, stai in equilibrio e bene con te stessa, è come se ti vedesse una sorta di mito, anche se sei uomo, eh? I suoi pensieri sono la persona di cui ci si può fidare assolutamente. Questa, la persona a cui stai pensando, pensa che di te ci si può fidare assolutamente. Oppure, può essere una persona che lavora con te. Anche il tuo capo, ti ho detto qua, eh. Può essere, e quindi ti vede proprio come una persona di cui ci si può fidare sotto tutti i punti di vista. Sì. Oppure puoi essere tu impegnata, eh? Puoi essere tu impegnata e quindi qua c'è il Papa che puoi essere anche tu impegnata. In una relazione ufficiale, magari, che però comunque ti piace quest'altra persona. Ecco. E quali sono i sentimenti di questa persona per te? Le intenzioni sono quelle di dirti che prova qualcosa proprio di importante per te e che è una passione irrefrenabile. Quali sono i pensieri di questa persona? Scusami, i sentimenti di questa persona nei tuoi confronti? Qua c'è un 4 di coppe. È come se lo vedo, come se non fosse soddisfatto a livello emotivo. Non fosse soddisfatto a livello emotivo, come se non fosse riuscito a cogliere l'occasione con te fino a questo momento. I sentimenti col 4 di coppe lo vedo un po' angosciato a livello emozionale, diciamo, lo vedo angosciato a livello emozionale. Perché qua c'è un'apertura di cuore importante. O sei tu impegnata, va bene? O sei tu impegnata. O è lui impegnato, che c'è un papa qua sotto. Oppure ci sono delle responsabilità tue che a lui lo rendono insoddisfatto. Cioè, comunque sia, questo è quello che sente. Eh? E allora, fammi mettere quali sono le azioni ancora, l'abbiamo già visto, che farà nei tuoi confronti. Le azioni che farà nei tuoi confronti. Sì, te lo dice, ti invita, Paggio di Coppe qua c'è. Quindi si muove questa persona nei tuoi confronti, qua c'è l'apertura di cuore, la conquista, la voglia di assolutamente di avere qualcosa con te, un incontro, venirsi incontro. E quindi c'è assolutamente perché insoddisfatto di della situazione in questo momento, perché tu gli piaci tantissimo a questa persona, ma proprio gli piaci tantissimo. Ok, e voglio vedere, poi a te ti fa proprio felice questa cosa. Vediamo un po' dopo il 9 di coppe, perché c'è il 9 di coppe dal canto tuo, perché c'è il 9 di coppe dal canto tuo. Questo 9 di coppe. Il 10 di denari. Guarda, io penso che questa persona persevererà per collaborare con te, per venire da te, anche se lo puoi percepire un po' distante appena succede qualcosa tra di voi, e per risolvere qualcosa qui, anche semplicemente riflettere sull'accaduto, perché qua io vedo che l'attesa viene premiata da un tuo desiderio che si avvera, e il 10 denari ci parla assolutamente di qualcosa di stabile tra te e questa persona. Sì. Oppure i disguidi, se è una persona che lavora con te, vengono sanati, risolti e si ritorna in armonia. Mi sta venendo da pensare anche questo, che tra te e questa persona ci può essere un'intesa importante e che poi a te, a lui, va bene così per quando succede. Ragazze, prendetemi proprio a seconda dei vostri casi. Sto facendo il caso, tipo tu sei impegnata, questa persona è impegnata, oppure il tuo capo, e a voi va bene quello che succede, perché comunque c'è intesa, la persona di cui ci si può fidare, eccetera. Vi godete la cosa fin quando entrambi va bene. Io ti vedo felice in entrambi i casi. Oppure se c'è la possibilità tra te e questa persona, a seconda sempre del tuo caso, mi spiego? E laddove questa persona gli piace da impazzire tantissimo, ma c'è anche un'apertura di cuore, qua c'è un innamoramento da parte di questa persona nei tuoi confronti. Io vedo che dopo, per una certa attesa, rispetto a quello che succede, tu realizzi un desiderio di stabilità con questa persona. Ok? Wow, andiamoci a mettere un attimo queste. Voglio andare a mettere ancora sul cosa prova per te con queste altre carte questa persona. Cosa prova per te questa persona?
Cosa prova per te questa persona? Quali sono ancora i sentimenti di questa persona per te? Ovviamente anche se non li ha dimostrati è quello il potenziale, non l'abbiamo già visto. Cosa prova? Quindi cosa proverà per te? Carro, questa è un'energia di avanzamento totale. Cosa prova? C'è una necessità impellente di venire da te, di stare con te, se a distanza proprio nei tuoi confronti. Questo avanzamento è ancora? Asso di bastoni, ragazze mie, qua c'è un'energia irrefrenabile. Succede qualcosa di importante, ragazze. Se poi vedete un certo distanziamento è per proprio, come si dice, sai quando succede qualcosa di bello, di irrefrenabile, meraviglioso? Ecco, un assestamento e poi vi vedo felicissime. Ancora, su cosa prova per te? Qua vedo energia di passione travolgente e anche di amore, perché c'è cavaliere di coppe. Il sole. Questa persona sente felicità con te, sente meraviglia con te, sente abbondanza con te rinasce all'amore questa persona, c'è il giudizio. Quindi ragazze, questa è la situazione, quindi non vi preoccupate che questo fa qualche cosa di importante, vi invita da qualche parte, si muove lui o lei. Ok, vediamo un po' ancora cosa accade tra te e questa persona, cosa dicono gli oracoli, vediamo un po'. Yang, non c'è dubbio, ragazze, piena manifestazione, si muove questa persona qui. Si muove questa persona qui, piena manifestazione di quello che stiamo dicendo. Guarda, adesso ti metto una carta della Dea per implementare il tuo lavoro nella pratica consapevole con questa persona. Vediamo un po', per il tuo massimo bene, come ti devi comportare con questa persona? A quale archetipo devi tendere? Cosa ci dice la Dea? Il sole, ragazze e ragazzi, fate splendere la vostra luce, fate splendere la vostra luce, non abbiate paura di essere la vostra bellezza autentica, mi raccomando, qua come lavorare sulle relazioni, no? In questo canale io impronto sempre su come lavorare su noi stessi grazie all'altro, e allora in questo caso ti dice il sole, che mi è uscito proprio su come devi implementare il tuo lavoro di... su di te grazie a questa situazione qui, fa risplendere il sole che sei, c'è la luce interiore tua, così come sei, non ti preoccupare, non ti spaventare del giudizio, sii magnificamente te stessa o te stesso, senza paura di accecarti e di accecare, perché splendi talmente tanto che con questa persona lo sa che è proprio meravigliata da te, quindi fai splendere questo sole, va bene? Meraviglioso, ragazze, quindi aspettatevi un boom boom qua, boom boom boom, succede qualche cosa. E complimenti, io ragazze e ragazzi vi abbraccio forte, per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!